Si è conclusa venerdì 6 maggio con la premiazione nell'auditorium della città metropolitana di Torino la 10ª edizione del concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali, promosso dal CNOS, Centro Nazionale Opere Salesiane, e patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla città metropolitana. La competizione ha coinvolto circa 200 ragazzi provenienti dai 60 centri di formazione professionale salesiani della federazione CNOS FAP, dislocati in tutta Italia. Gli allievi si sono misurati in prove atte a dimostrare le competenze raggiunte al termine del percorso formativo nei settori meccanico, elettrico, informatico digitale e serramentistico. I 13 vincitori sono stati premiati con assegni, borse lavoro all'estero e attrezzature digitali. Significativa la presenza delle aziende che hanno sponsorizzato il concorso e che rivestono un ruolo importante nella costruzione dei percorsi formativi dei ragazzi. Il CNOS è una delle agenzie accreditate per le attività formative rivolte in particolare a ragazzi in obbligo di istruzione, per il conseguimento di una qualifica professionale e l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Credo che l'educazione non può non passare attraverso il riconoscimento di quanto ciascuno mette per il suo successo formativo. È uno degli obiettivi che noi abbiamo più forti con i ragazzi. Primo, far riconoscere loro che hanno delle competenze, che hanno delle risorse spesso inespresse. Molti ragazzi arrivano da noi anche con esperienze negative, anche drop out dal mondo della scuola, e riscoprono attraverso l'esperienza di apprendere dalle cose gli strumenti che magari nella scuola non hanno saputo riconoscere, e credo che questo sia il successo che noi dobbiamo proporre loro, perché questo poi diventa il loro successo nella vita. Consigliera Genisi, la città metropolitana ha un ruolo importantissimo nella formazione professionale. Ha un ruolo determinante, anche se non è una delle funzioni definite dalla legge statale, è una funzione che le è stata delegata dalla Regione Piemonte su forte insistenza e consapevolezza del sindaco metropolitano e anche della grande esperienza che la nostra ex provincia aveva maturato nel campo. Siamo l'unica realtà in Italia come città metropolitana che gestisce formazione professionale, orientamento, istruzione, che è tutto per tenere tutto insieme il percorso educativo e formativo dei nostri giovani.